Ciao amici e amiche del canale, oggi voglio farvi vedere come si puliscono i funghi champignon. Fungo champignon è un fungo coltivato che trovate direttamente nei supermercati. Io preferisco però quando lo acquisto pulirlo da me, sono sincera. Quindi vi mostrerò la tecnica di come pulirlo. Per le ricette, poi magari più avanti vi farò vedere qualche video e aspetto nei vostri commenti magari la richiesta di vedere come cucinarli o per un secondo piatto oppure per dei crostini. Andiamo in cucina a vedere come si puliscono i funghi champignon. Una volta che avete acquistato i funghi, prima del loro utilizzo, conservateli in frigorifero, mi raccomando, e in una ciotolina anche ben areati, altrimenti ammuffiranno. Poi iniziate a separarli, se sono in famiglia ovviamente li separate così. Prendiamo uno champignon, andiamo in una ciotola, tagliamo un po' di gambo, perché il gambo non si utilizza tutto. E iniziamo, vedete, lo champignon ha proprio una pellicina che viene via delicatamente, guardate, è uno spettacolo. Quindi andiamo a pelare proprio lo champignon così, portando via questa pellicina che lo riveste. Quindi facciamo così. Ecco, questo punto sotto la capellina c'è questo, vedete, questa lamella, sorta di lamella, anche questa per pulire bene il fungo va sezionata così. Ok. A questo punto il fungo potete sia tagliarlo così a metà e lanciarlo nell'acqua, ma prima di lanciarlo in un'altra ciotola con acqua, altrimenti ne ingloberebbe troppa, lo appoggiamo in un colino così. Ripetiamo l'operazione per tutti gli champignon, vedete, sempre così, togliendo la lamella. Così e li vado a mettere qui. Successivamente li metterò nella ciotola appunto con l'acqua e farò questo movimento veloce perché il fungo è come una spugna, assorbe. Quindi farò velocemente questo gesto. Dopodiché, sempre in un altro colino, li lascerò scolare per poi cuocerli. Champignon pronti, lavati, asciugati, pronti per essere tagliati nelle varie preparazioni, in padella oppure per dei favolosi crostini. Anche crudi sono molto buoni, tagliati sottili. Vi ricordo che per me e i miei collaboratori è importante se ci manifestate un like nel video che avete visto e anche se vi iscrivete, non costa niente e a noi ci fa molto piacere. Adesso andiamo a vedere come si tagliano gli champignon. Tagliate gli champignon lavati secondo della preparazione che dovete fare. Io, per esempio, ora li voglio consumare in crostini crudi. Utilizzerò questa mandolina. Ecco, vedete, guardate come vengano sottili. Ma questa ricetta ve la farò vedere un'altra volta. Per